Oggi mi trovo a Pianico, un paese di 1500 abitanti in provincia di Bergamo, situato al termine della Val Burlezza. Mi trovo nel centro storico, molto suggestivo, di origine medievale. Costruito su un piccolo colle, ha mantenuto le peculiarità dell'epoca in cui venne costruito. La chiesa di San Zenone è edificata nel 1925. Frontalmente ad essa vedo il monumento dedicato ai caduti e una torre campanaria. Il territorio è reso molto importante dalla grande quantità di fossili e reperti archeologici. Pianico è un paese molto antico, perché si vede che c'era anticamente un castello e si chiama anche Via Castello, che si trova su un montorio lì della cosa. E poi abbiamo delle caratteristiche, perché qui una volta c'era un lago e infatti io sul mio libro descrivo che tutto era un lago glaciale, eccetera, e ci sono trovati anche reperti molto antichi. Conciature Fiorenzo, via Nazionale 38. Bar Centrale, via Nazionale 82. Impianti elettrici Poiatti, via Dante Alighieri 9A. Caffetteria al Vicolo, via Nazionale 71. Alimentari, edicola, via Nazionale 69. Sono 40 km per arrivare nella città di Bergamo. Anche qui vedo diverse attività e negozi eleganti per lo shopping. Vorrà dire che per una pausa mi gusterò un buon gelato a Pianico. Arrivederci. Io ringrazio, perché bisogna sempre fare qualcosa di tutto, perché così la pubblicità si vede Pianico comunque. Come Pianico e come è composto Pianico.